in collaborazione con Edis SRL, è l'impresa edile cui affidarsi per avere la garanzia di un lavoro a regola d'arte. Edis è costruzioni edili, ristrutturazioni, cappotti termici, rimozioni Ethernet, coperture civili e industriali, poliuree, poliuretane isolanti. L'impresa edile Edis di Osimo usa isolanti ad alte prestazioni per intervenire nelle pareti e nel pavimento del sottotetto, riducendo rispettivamente del 30 e del 60% la dispersione termica. Più valori al patrimonio immobiliare, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche con detrazioni fiscali del 50 e 65%. Edis SRL, via Fratte 10, Osimo. La sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona, vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato ASUR INAIL. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24. Questa è la stagione giusta per creare un movimento nuovo. Ottimo, ho un'idea. Muoviamoci verso il Geomod, il nuovo centro scarpa di Monsano. I ragazzi trovano l'ispirazione giusta per creare nuovi look e la famiglia va sul sicuro con i modelli di calzature classici e firmati per uomo, donna e bambino e per gli sportivi. Il nuovo Geomod ti sorprende anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Allora muoviti. Geomod ti aspetta a Monsano. Ora aperto anche la domenica pomeriggio. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Canale Salute. Questa sera parleremo di un argomento di sicuro interesse per le future mamme. Parleremo di anestesia e terapia del dolore durante il parto e lo faremo con il contributo dei nostri graditi ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo con noi il dottor Tonino Bernacconi, direttore unità operativa anestesia, terapia intensiva e analgesia, ospedale Carlo Urbani di Iesi. Buonasera, dottore. Buonasera. E poi abbiamo con noi la dottoressa Silvia Marzocchini, dirigente medico, stessa unità operativa, sempre dell'ospedale Carlo Urbani di Iesi. Buonasera, buonasera dottoressa. Per molte donne il dolore del parto è un vero proprio scoglio da superare. Sta avvenendo quindi una vera e propria rivoluzione culturale tra le future mamme. In effetti molte più donne chiedono sempre di più di partorire senza dolore. Ecco, dottor Bernacconi, come è realizzabile questo desiderio dal punto di vista medico? Diciamo subito che non aboliamo proprio il dolore, quindi che le donne non si aspettino un'abolizione assoluta del dolore, ma una riduzione significativa, questo sì. Noi siamo anestesisti rianimatori, utilizziamo una tecnica che si chiama tecnica di analgesia peridurale, posizionando il cateterino in uno spazio che abbiamo nella nostra schiena che si chiama spazio peridurale. Ecco. Bene, dottoressa, lei diciamo è molto giovane, ma ha già avuto l'esperienza di due parti con questa tecnica. Ecco, ci vuole dire che cosa ha provato durante questa esperienza? Sì, molto volentieri. Io ho affrontato nel breve periodo di 3 anni due gravidanze e entrambe le gravidanze si sono concluse con un'induzione di parto, quindi non un parto diciamo partito naturalmente, ma farmacologicamente per delle necessità ostetriche e ginecologiche. E per entrambi i due induzioni di parto ho richiesto e fatto posizionare un catetere epidurale dai miei colleghi. E questa tecnica mi ha permesso di affrontare tutto il percorso di questo travaglio e del parto nella maniera più serena e tranquilla possibile, perché un travaglio indotto è un travaglio particolarmente doloroso, non parte naturalmente ma solamente secondario a dei farmaci.
farmaci. Quindi ho vissuto le lunghe ore del travaglio in maniera serena, collaborando con le ostetriche che mi hanno aiutato in tutte le varie fasi del travaglio, fino alla conclusione con i parti naturali, che sono andati per fortuna tutte e due benissimo, e posso confermare che è stata un'esperienza estremamente positiva, con cui ancora con mio marito abbiamo degli ottimi ricordi e ci ripensiamo spesso, ecco, a questi due grandi eventi della nostra vita. Sicuramente, anche perché avete potuto godere appieno e con gioia, ecco, di questo evento, che purtroppo invece viene, ecco, vissuto con dolore, e diciamo poi la donna arriva anche abbastanza stremata al momento dell'espulsione del bambino. Esattamente, abbiamo vissuto queste giornate abbastanza lunghe, anche con dei periodi di sorrisi, di scherzi, abbiamo riposato, abbiamo dormito, abbiamo mangiato, abbiamo quindi fatto una giornata e mezzo di vita serena, ecco, fino alla conclusione con il parto. Bene. Dottor Bernacconi, ecco, ci vuole dire esattamente che cosa consiste la tecnica di analgesia epidurale? Se la regia ci fa scorrere la prima diapositiva che abbiamo presentato, come in tutti gli atti medici va preservata la sterilità, quindi la collega anestesista prepara il suo campo operatorio, diciamo, quindi disinfetta, prepara il suo campo, disinfezione accurata della cute, preparazione di un campo sterile, esecuzione di un'anestesia locale, quindi nel punto della colonna vertebrale dove noi andremo a posizionare il cateterino, prima viene fatta l'anestesia locale, un po' come avviene dal dentista, quindi si avverte solo un minimo bruciore. Con una manualità particolare che abbiamo noi anestesisti e solo qualche altro specialista, andiamo alla ricerca di questo spazio peridurale. Utilizziamo un ago che qui forse non si vede molto bene, ma anche che è relativamente spesso ed è cavo dentro, e con una tecnica particolare, usando delle siringhe ad alto scorrimento, troviamo questo spazio. Attraverso questo ago, nel momento che abbiamo trovato lo spazio, inseriamo un cateterino, che è un cateterino estremamente sottile, entrerà nello spazio peridurale per 2 o 3 centimetri e il resto viene fissato all'esterno nella cute della paziente, ed è così lungo che lo stesso cateterino viene fatto scivolare lungo la schiena e fissato anteriormente, in modo che la donna possa tranquillamente mantenere la sua posizione o cambiarla in base alle esigenze del travaglio. Può camminare, spostarsi, e fare qualunque cosa fino al momento clou, che sarà la fase espulsiva. In quest'ultima diapositiva vedete proprio un po' lo spaccato anatomico della nostra colonna vertebrale, un corpo vertebrale, il disco intervertebrale, quindi la parte sinistra e la parte interna verso la pancia della colonna vertebrale, la parte esterna con l'ago che attraversa cute, sottocute, legamenti, e arriviamo allo spazio peridurale. Questa tecnica causa delle alterazioni al normale travaglio? Cioè la donna comunque continua a percepire, ecco, le contrazioni uterine? Assolutamente sì. L'interferenza col travaglio c'è, ma è un'interferenza positiva che magari poi vedremo nel proseguo della discussione. Ma chiaramente la donna percepisce le sue contrazioni, le avvertirà solo con meno dolore, e quanto dolore lo decide lei. Noi le istruiamo nella fase di preparazione, le istruiamo a dare un numero a questo dolore, da 0 a 10, in base al numero che ci dà la donna, noi ci regoliamo e adattiamo i nostri farmaci al numero di dolore che la donna ha. Ogni donna ha la sua soglia di dolore, ha la sua sensibilità, ed è quindi una procedura molto personalizzata. La tecnica vale per tutti, l'adattamento è estremamente personale. Ecco, dottore, ci possono essere dei rischi o delle complicanze, ecco, per la partoriente nell'utilizzo di questa tecnica? Diciamo che ogni tecnica che viene utilizzata ha dei rischi e contemporaneamente dei benefici. Noi anestesisti, qualunque tecnica utilizziamo, i rischi devono essere estremamente bassi rispetto ai benefici. Se i rischi superassero i benefici, noi non l'attueremmo. Gli unici rischi che possiamo trovare in questa tecnica sono, si possono verificare per un errore procedurale. Se con questo ago, invece di fermarci nello spazio peridurale perché non avvertiamo bene il passaggio, perché la donna si muove proprio all'ultimo momento, superiamo questo spazio ed entriamo in un altro spazio che si chiama subaracconideo, in quel caso si potrebbe verificare magari il giorno dopo una leggera cefalea.
è assolutamente una cefalea benigna, viene trattato con i comuni analgesici, magari bevendo molto caffè, tè e Coca-Cola, perché si è visto che la caffeina e la teina riduce molto questo, questo mal di testa. Purtroppo però se succede questa evenienza, la donna per 2 o 3 giorni, 4 giorni non si può alzare su dal letto, perché appena si alza su avviene questa cefalea, e quindi è una complicanza abbastanza rara. Per esempio nella nostra unità operativa, su 600 parto analgesie che abbiamo avuto negli ultimi anni, ne abbiamo avute solo 2 di punture durali, di cui 2 punture durali, ma solo una di queste 2 persone ha avuto la cefalea. Quindi c'è anche una soggettività e probabilmente anche una stagionalità. Anche per una predisposizione, magari. Probabilmente sì, ma in tanti anni che si discute di questa cefalea dovuta alle punture spinali non ne siamo venuti a capo. Quindi anche questa evenienza è rara e molto individuale. Invece, dottore, per il neonato ci possono essere dei rischi? Questa deve essere proprio la certezza assoluta. Per il neonato la bassissima dose di farmaco e l'estrema diluizione che noi utilizziamo non ha assolutamente alcun effetto. Se andassimo a dosare i nostri farmaci, ma magari fosse possibile, nell'organismo del neonato mentre ancora è nell'utero della mamma, le tracce sono assolutamente insignificanti. Ecco, dottore, invece quanto incide l'esperienza dell'anestesista, ecco, nell'utilizzo di questa tecnica? Beh, diciamo, il nostro lavoro è un lavoro molto particolare, quindi noi siamo abituati a lavorare con persone che stanno molto male, quindi o devono fare interventi chirurgici o anche in terapia intensiva pazienti che rischiano di morire. L'evento parto invece non è una malattia, quindi noi anestesisti dobbiamo entrare in sala parto spogliandoci della nostra quasi identità, per entrare in un ambiente che è completamente diverso. L'ha raccontato prima la dottoressa Marzocchini, no? È un ambiente che deve essere sereno, non si deve sentire urlare, quindi non si deve neanche esasperare la complessità, perché anche se è un evento complesso, la serenità che si deve trovare lì dentro è fondamentale, e un anestesista deve diventare negli anni un anestesista ostetrico. La tecnica è la stessa per qualunque dolore vogliamo togliere, ma in sala parto questa tecnica deve essere assolutamente perfetta e la manualità deve essere talmente precisa che anche quell'evenienza della puntura durale deve essere rarissima. Bene, ecco, dottoressa Marzocchini, nel momento in cui viene fatta l'epidurale, la donna sente dolore? Allora, io posso parlare, diciamo, della mia esperienza prima come anestesista, e di fronte ho avuto diverse tipologie di donne che mi hanno detto che durante la tecnica non hanno sentito nessun dolore, come il 76% delle donne, oppure alcune un minimo fastidio, o altre addirittura fastidio un po' più intenso, mai uguagliabile a quello di una contrazione durante il travaglio. Sicuramente. Per quanto mi riguarda, a me personalmente, è stata una tecnica assolutamente indolore, proprio per il discorso che dicevamo prima, cioè l'anestesia locale che viene effettuata prima della tecnica, di iniziare la tecnica, mi ha permesso praticamente di sentire solamente una puntura e un lieve bruciore, tutto assolutamente tollerabile. Poi il dolore è una percezione soggettiva, quindi qualsiasi donna messa nella stessa, diciamo, condizione può avere delle percezioni diverse, però nella condizione di un travaglio quello che è il dolore della tecnica è assolutamente minimo e ben tollerabile. Ecco, neppure confrontabile, diciamo, con i dolori del normale travaglio. Assolutamente no. Quindi meglio un piccolo piccottino, sì, ecco, assolutamente, e vivere un travaglio più sereno. Poi dopo anche il catetere non è assolutamente, non si sente niente. Non è un fastidio che uno se si siede o la paziente si mette coricata, non c'è nessuna percezione dolorosa una volta inserito il catetere. Ecco, bene. Ecco, dottor Bernacconi, prima abbiamo parlato, ecco, dei possibili rischi o complicanze. Invece, oltre, ecco, all'eliminazione del dolore, ci vuole dire quali sono i vantaggi, ecco, per una donna nell'utilizzare questo tipo di tecnica? Diciamo subito che è il dolore stesso che fa male, sembra quasi un gioco di parole, no? Il dolore fa male. Avere dolore significa che alcuni organi del nostro organismo si modificano nella loro funzione, quindi la respirazione non è più regolare, il battito cardiaco accelera, la pressione sale.
si ha sudorazione, quindi avere dolore fa male all'organismo. Se noi anestesisti negli ultimi decenni siamo riusciti anche in sala operatoria ad operare persone sempre, pazienti sempre più delicati, e soprattutto perché poi nel post operatorio abbiamo controllato molto bene il dolore. Il fatto che si controlla il dolore in chirurgia ha fatto sì che queste persone non abbiano complicanze. Il fatto che si controlla bene il dolore durante il travaglio fa sì che le donne non abbiano complicanze e che il bambino soprattutto non soffra, perché le donne stanno male, quindi la pressione è regolare, il flusso di sangue nella placenta si regolarizza, le contrazioni qualche volta, che prima sono estremamente dolorose e scoordinate, magicamente diventano regolari e vanno dall'alto verso il basso, perché questa è la funzione della contrazione dell'utero. Altre volte la tecnica favorisce, specialmente nelle prime fasi, la dilatazione del collo dell'utero, perché bloccando un sistema particolare che noi abbiamo, che si chiama sistema simpatico, bloccandolo con il farmaco analgesico, il collo si dilata e quindi la fase iniziale del travaglio è anche più breve. Magari la testa sarà ancora in alto, quindi magari la fase espulsiva sarà un po' più prolungata, però in alcune donne, quando il travaglio si prolunga perché non si dilata il collo, sono qualche volta le stesse ostetriche o i ginecologi che ci chiedono: dai signora, facciamo la peridurale, così magari questo collo riusciamo a vederlo aperto. Bene, ora noi ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi, torneremo tra poco. Questa è la stagione giusta per creare un movimento nuovo. Ottimo, ho un'idea. Muoviamoci verso il Geomod, il nuovo centro scarpa di Monsano. I ragazzi trovano l'ispirazione giusta per creare nuovi look e la famiglia va sul sicuro con i modelli di calzature classici e firmati per uomo, donna e bambino, e per gli sportivi. Il nuovo Geomod ti sorprende anche nell'abbigliamento casual e sportivo. Allora muoviti! Geomod ti aspetta a Monsano, ora aperto anche la domenica pomeriggio. La Sanitaria Fogliardi, del tecnico ortopedico dottor Andrea Bellabarba, da oltre 80 anni al servizio del cliente con cortesia e professionalità, è specializzata nella produzione a mano di plantari su misura di ogni genere, con esame baropodometrico elettronico gratuito, statico, dinamico e morfologico. Negli storici locali di via Esonzo ad Ancona vi aspetta un vasto assortimento di prodotti per l'ortopedia, corsetteria, elettromedicali ed ausili per disabili. Fornitore autorizzato Asur Inail. Disponibilità di noleggio ausili ed elettromedicali. Per informazioni 071 20 33 24.